Cari amiche e amici che ci seguite da casa, il mio saluto vi giunge dalla piazza del comune della bellissima Assisi e lo testimonia questa bellissima piazza alle mie spalle con il campanile, la fontana e vicino a me c'è il palazzo comunale dove tra poco noi entreremo per assistere alla conferenza stampa dell'evento a porte aperte 2020 che avverrà il giorno 17, 18 e 19 febbraio presso Umbria Fiere di Bastia Umbra e dove succederanno di tutti i colori. Ne andremo a vedere nel mondo del food, ci saranno degli chef stellati, ci saranno tantissime aziende legate al food, ci saranno della formazione, dell'educazione, ci saranno tanti messaggi anche sul discorso della circolarità e la sostenibilità appunto della nutrizione e del cibo. E quindi poi ci saranno tante altre sorprese, però andiamo a sentirlo direttamente i nostri protagonisti. Entriamo adesso nel palazzo comunale, nella sala consigliare per sentire da loro che cosa ci raccontano su questo bellissimo evento, vi ricordo 17, 18, 19 organizzato da Cancelloni Food Service, lo potrete ammirare a Umbria Fiere, mi raccomando non mancate. Questo evento che i nostri clienti hanno chiamato amorevolmente le Olimpiadi della Ristorazione hanno sicuramente valicato i confini umbri e si attestano in tutta l'Italia centrale ma anche a carattere nazionale. L'evento che è dedicato ai professionisti della ristorazione, quindi quelli che sono titolari di una partita IVA, per loro l'evento è totalmente gratuito. Potranno partecipare ad un percorso del gusto all'interno del primo padiglione con circa 80 espositori che esporranno e faranno degustare i loro prodotti ai professionisti della ristorazione. Nell'altro padiglione è stato creato un anfiteatro dove ogni giorno dei 3 giorni previsti dal programma si esibiranno chef stellati che ci delizieranno con le loro preparazioni. Oltre a questo ci sono dei messaggi, perché questo è già tante cose, ma dentro, oltre gli espositori, questi chef stellati, la presenza di Oliviero Toscani, tutta una serie di altre attività che mandano dei messaggi, c'è anche un messaggio di economia sostenibile o circolare nei confronti del cibo, quindi già un messaggio che stiamo di attenzione al mondo che stiamo vivendo, al mondo rispetto all'ecologia. Il cibo nell'ecologia, ci vuoi spiegare cosa tu hai voluto portare come messaggio rispetto a questo argomento? Bah, noi siamo un'azienda di distribuzione, quindi di commercio, sarebbe facile dire vendere per vendere, noi invece cerchiamo di portare un messaggio che dice vendere quello che serve. Quindi è ora di saltare il concetto che c'è una parte della popolazione mondiale che butta via il cibo ed una parte che invece fatica a trovarlo. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo con questo evento di 3 giorni per significare che il valore del cibo è un valore importante. Questo è il tema della tavola rotonda che si svolgerà all'interno del programma di convention a porte aperte, dove importanti interlocutori del mondo religioso, del mondo del commercio, del mondo sociale e politico interverranno per appunto trattare il valore del cibo. Quindi il cibo sì, assolutamente, ma quello quanto ne serve, senza possibilmente sprecarlo. Ci sono veramente dei valori profondi, al di là della parte commerciale, c'è anche una parte formativa all'interno di questa struttura. Ci saranno appunto, come dicevi, dei forum, delle tavole rotonde, dei cookie show, quindi ci sono una serie di attività che non si parla unicamente del cibo per parlare del cibo. Ci sarà anche degli indirizzi ben precisi di professionalità specifiche. Sì, si parlerà di cibo attraverso tanti interlocutori che rappresentano il mondo del cibo, quindi le università, l'Università dei Sapori, gli istituti alberghieri. Si svolgeranno all'interno dei 3 giorni diverse masterclass dove i chef metteranno in vista le loro capacità cercando di portare un contributo formativo a tutti quelli che saranno i visitatori. Regusto è un'azienda legata al mondo del food che fa una cosa molto particolare e molto specifica. Ci vuol dire che cosa fa? Sì, Regusto nasce in Umbria ma è già presente ormai a Roma, Milano, quindi anche fuori regione, è una realtà che sta crescendo per la prevenzione e riduzione dello spreco alimentare. Offre proprio soluzioni concrete per gestire l'eccedenza in ambito profit e no profit. E in particolare a porta aperta 2020, cosa fate?
organizziamo insieme a Cancelloni, diamo il nostro contributo per la seconda giornata, il pomeriggio, con il forum sul valore del cibo. In questo caso si parlerà appunto di questo tema, della sostenibilità, dello spreco alimentare, della prevenzione e riduzione dello spreco alimentare con importanti realtà dell'ambito alimentare, ma anche no profit. Ci sarà Sacro Convento di Assisi, The Economy of Francesco, ma ci saranno anche CAMST, Elior per quanto riguarda la ristorazione collettiva, oppure ci sarà Lega Ambiente, PAC 2000 per quanto riguarda la grande distribuzione. Quindi a 360 gradi si andrà ad affrontare il tema e nell'ambito appunto della gestione del cibo e nella, appunto, della sostenibilità del cibo. Questo è un incontro dove vengono lanciati questi tipi di messaggi e che fanno parte anche della vostra azienda, del business della vostra azienda. In particolare di queste cose che voi ne avete parlato e parlerete, poi sul territorio come avranno ricaduta? Ma in realtà noi siamo già attivi appunto a Perugia, a Roma e Milano con la nostra app, che è stata ad esempio partner ufficiale di Umbria Jazz durante il 2019. Quindi abbiamo anche delle, appunto, per quanto riguarda la parte B2B, quindi che è legata anche al no profit e alle pubbliche amministrazioni, una parte che in questo caso è pensata per i comuni, per le pubbliche amministrazioni. Il comune di Narni è stato il primo che ha iniziato a sperimentare le nostre soluzioni, ma ci sono già altri comuni interessati già in Umbria e anche fuori regione per queste soluzioni. Allora, questo è un evento molto molto importante, non solo come convention di una grande azienda, ma è un evento di valorizzazione di cultura dell'alimentazione di livello, io direi, internazionale. Non solo quindi per la presenza di grandi chef, ma anche per una serie di piccoli e grandi eventi legati alla cultura dell'alimentazione. Vede, noi come Università dei Sapori, Centro Internazionale di Formazione e Cultura dell'Alimentazione, formiamo tutti i giorni un numero elevato di aspiranti professionisti e professionisti della ristorazione. E siccome la ristorazione italiana, la cucina italiana è strettamente legata ai suoi prodotti, noi trasformiamo queste persone non solamente sviluppando le loro competenze tecnico-professionali, ma li facciamo diventare ambasciatori dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. E questo lo faremo anche attraverso delle iniziative molto molto importanti, molto interessanti, che realizzeremo durante questi 3 giorni di evento. Noi come consumatori, un terzo del nostro cibo lo consumiamo all'interno del sistema della ristorazione professionale, quindi bar, ristobar, mense aziendali, mense scolastiche. 2/3 lo consumiamo all'interno delle mura domestiche. Noi come Università dei Sapori formiamo sia i professionisti, dove noi andiamo a consumare il cibo, quindi il ristoratore, lo chef, ma anche il gelatiere, il barman, il pizzaiolo, il pasticcere, sia tutti coloro che lavorano nella distribuzione alimentare, che diventano i nostri consulenti alimentari. Quando noi andiamo in un supermercato, andiamo nel banco gastronomia, una persona che sappia presentarci e parlarci delle caratteristiche distintive organolettiche di un prodotto, ma anche delle filiere produttive, che sappiano darci un consiglio con la giusta, per la giusta conservazione del cibo, per evitare gli sprechi. Ecco, io credo che questo tipo di figure siano fondamentali per il sistema della ristorazione professionale, ma siano fondamentali per il sistema paese. Non ci dimentichiamo, ultimissima cosa, che chi si reca nel nostro paese, in Italia e anche in Umbria, naturalmente alla scoperta delle nostre bellezze artistiche, storie, architettoniche, si muove molto spesso per turismo enogastronomico. Quindi la molla, il trovare un buon cibo e, dico di più, un'ottima accoglienza, quindi anche questo è fondamentale, credo che sia una molla essenziale per favorire lo sviluppo a 360 gradi della nostra regione e della nostra nazione. Nella conferenza stampa, Sandro, c'è stata una battuta con il sindaco di Bastia Umbra, dove lei ha detto: ci fa piacere le cose che si mangiano, in realtà fa piacere anche quelle che si bevono, e in particolare l'abbinamento cibo-vino. Assolutamente sì, si parla troppo spesso solo di cibo e il mio ruolo è quello di
ribadire l'importanza del vino vicino al cibo. Questa è una cosa fondamentale. Non si mangia soltanto, si beve anche, e bisogna saper bere bene, sapere cosa si beve, quindi stare molto molto attenti, perché la formazione che noi facciamo è, oltre all'abbinamento con il cibo, è rivolta con grande attenzione al bere consapevole, quindi è una cosa molto molto importante. Allora, noi avremo uno stand prima di tutto istituzionale, dove chi vorrà potrà vedere tutto quello che facciamo, quindi tutti i nostri corsi di formazione, tutte le attività, tutte le consulenze, tutto quello che noi facciamo, le nostre attività sarà lì a disposizione. Noi presenzeremo lo stand dall'inizio della giornata fino alla fine, ovviamente, e poi il nostro ruolo sarà quello di fare delle masterclass, delle degustazioni guidate insieme all'URCU, che è l'Unione Regionale Cuochi Umbri, quindi alla Federazione Italiana Cuochi. Faremo queste masterclass con loro proprio per ribadire quell'importanza dell'abbinamento, ma soprattutto saremo a fianco dei grandi chef stellati, sempre, ogni volta, ogni cooking show che loro faranno, noi saremo al loro fianco per ribadire a tutta la platea dei ristoratori, degli addetti al settore, proprio per ribadire quanto è importante l'abbinamento con il vino, quindi che il vino sulla tavola deve essere un attore e non una comparsa. Questa è la cosa importantissima, quindi noi saremo lì a ribadire l'importanza della comunicazione, della valorizzazione, della promozione del vino nella sala. Proprio nella conferenza stampa ho detto che il comune di Bastia Umbra è particolarmente onorato e grato di avere questa ulteriore iniziativa, questo grande evento che raccoglie quindi non solo una tematica certamente molto cara e sentita a tutti quanti noi, e sempre in conferenza ha detto l'uomo è ciò che mangia, e mi hanno anche corretto, no, è anche ciò che beve, ed è vero, ma proprio perché c'è qui una grande apertura culturale, di grande innovazione, e sinceramente ci sentiamo a questo punto baricentrici in un tema tanto sentito e tanto caro, che non è solo quello del regionale ma è anche quello nazionale e non solo. Pertanto sì, assolutamente ringraziamo la famiglia Cancelloni, Bastia Umbra è sempre sensibile a tutto ciò che rende l'Umbria fiera un centro fieristico innovativo, di qualità, aperto quindi a nuove prospettive e certamente anche a nuove opportunità. Bastia accoglie geograficamente e dal punto di vista territoriale l'Umbria Fiere, ma come ho detto anche prima, Bastia è solo ospite sotto questi aspetti, mentre l'Umbria Fiere è dell'Umbria e non solo. Cancelloni è veramente un'azienda straordinaria di cui noi come territorio di Magione, come comunità di Magione, siamo molto orgogliosi, e hanno la capacità di portare il territorio, non solo quello magionese ma quello umbro e quello anche internazionale, sulle tavole delle persone, nei ristoranti e in questo caso anche in un evento, veramente un cooking show di 3 giorni con tantissime iniziative, che non parla solo agli addetti ai lavori ma parla veramente a una pluralità di persone che sono convinto che troveranno l'occasione per confrontarsi con i temi più innovativi della cucina di oggi. Questo per il comune di Magione, ma sappiamo anche che intorno al Trasimeno ci sono tante eccellenze che vedremo appunto a questa 3 giorni, ma ci sono anche delle altre eccellenze, non parliamo del tartufo ma parliamo anche dello zafferano, tutti i prodotti, ma soprattutto sono le persone che arrivano, che possono conoscere tante realtà all'interno di queste manifestazioni. Cancelloni si sta impegnando molto, il comune di Magione e il Trasimeno gli è vicino. Moltissimo, e anzi dobbiamo veramente ringraziarlo, perché apre anche il nostro territorio a una dimensione molto molto più ampia, e questo veramente gli va riconosciuta una professionalità nel farlo che è significativa, e questo è uno degli eventi obiettivamente più importanti sulla cucina, sul cibo e sulle tematiche che ruotano attorno, che si possa trovare in questo momento a livello nazionale, quindi è veramente per noi importante avere e coltivare questo rapporto con questa azienda che sa farsi voler bene anche sul territorio.
Io direi un evento straordinario da non mancare, 17, 18 e 19 febbraio 2020 a porte aperte, Umbria Fiere con Cancelloni Food Service, un evento straordinario sul food e non vi dico altro, ci saranno delle sorprese bellissime, non mancate, venite a vederlo. Grazie Fabio. Grazie a voi, a presto, ci vediamo a Umbria Fiere.